Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno e bentrovati amici di Storytime, sono Veronica e oggi sono qui con Marco e con Elisabetta che ci parleranno del loro duo. Ma prima, come sempre, vi ricordo che se volete ci potete trovare su tutti i social come Storytime Ufficiale. Buongiorno ragazzi, è un piacere avervi qui con noi. Ciao Veronica. Ciao Veronica, ciao a tutti. È un piacere perché oggi andiamo a parlare di musica, ci racconterete un pochettino tutto quanto. Tra l'altro il vostro duo prende il nome da voi, dai proprio, nostri cognomi, dai, esatto, abbiamo cognomi traslitterato dall'italiano all'inglese in modo proprio Suona molto molto bene. Raccontatemi un pochettino la vostra storia, come vi siete avvicinati a questo mondo? Io ho iniziato a studiare pianoforte a 8 anni, mio papà suonava in modo amatoriale, c'era un piccolo pianoforte verticale in casa, io vedendolo ero assolutamente attratto. Vabbè, ci credo. Ero sempre lì che andavo a toccare i tasti a caso. E allora poi ho iniziato e ovviamente il mio percorso non è ancora finito, sto ancora terminando i miei studi al Conservatorio di Torino. Ah, wow! Sì, sì. Quindi musica classica? Mi sono sempre focalizzato sulla musica classica, concedendomi qua e là anche qualche sprazzo di musica moderna, esatto. Beh, sì, molto interessante, perché comunque secondo me un musicista, qualsiasi sia il suo genere, deve conoscere un pochettino tutto, deve avere una bella cultura, rubare un po' anche da ogni brano. Devo dire che genere. Sì, molti grandi pianisti erano eclettici da questo punto di vista. Beh, certo. Ogni genere musicale metti un... Poi è importante non solo a questione proprio di musica, ma anche per le skills che un po' vai a sviluppare. Anzi, la musica fa benissimo veramente a tutti. Vicino a te abbiamo invece la tua compagna di avventure, Elisabetta. Esatto. Ciao Elisabetta. Ciao a tutti, ciao Veronica. La tua storia? La mia storia è più o meno simile, nel senso che la mia famiglia, vabbè, neanche nella mia famiglia ci sono figure professionali a livello musicale, però diciamo amanti che della amanti della musica e cantanti anche loro, anche lì a livello non professionale, però diciamo che mi hanno comunque poi spinta comunque indirizzata in quel mondo lì. Soprattutto indirizzandomi verso quello che è la musica lirica. Quindi un genere molto particolare. Sì, io da piccina facevo tutt'altro, musica rock, pop. Quindi proprio tutt'altro. E i miei genitori dicono, ma secondo noi tu non hai una voce così. Hai una voce diversa, potresti provare a prendere qualche lezione, chissà. Avevano ragione. Allora ascoltiamoli questi genitori ogni tanto quando siamo un po' più piccoli, perché forse sanno di che stanno parlando. Assolutamente sì. Quindi soddisfatta di questa scelta? Mi hanno sempre motivata. Sì, soddisfatta con ovviamente alle sue spine, chiaramente. Chiaro. Non cambierei idea, ecco, no, non tornerei indietro. Avrei fatto architettura diversamente. Allora hai fatto... Non lo so. Benissimo. Comunque poi mi hai detto che fai anche pop, fai altro. Se capita, sì, mi è capitato di fare svariati concerti in realtà in questi anni, interpretando dei brani riarrangiati da brani di Freddie Mercury. Bello. Monserrat Caballé che faceva i duetti. Quindi diciamo questo duetto famoso nell'antichità l'abbiamo riportato in vita. Beh, che bello. Quindi insomma bisogna essere anche lì eclettici, giustamente. Direi poi quando si parla di arte è fondamentale. Anche musical. Musica da camera. Sì, sì. Chiaramente non spostandoci dal proprio range vocale. No, beh, chiaro, assolutamente, però è bello sperimentare anche, divertente poi per voi non fare sempre lo stesso, mettersi un po' alla prova. Sì. Io mi sono avvicinato alla lirica grazie a lei, tra l'altro, perché prima non conoscevo nulla, ancora adesso non sono un grande esperto, quando ho dei dubbi chiedo a lei sa tutto. Qui apposta. Quindi, esatto. Ma il duo com'è nato? Perché è nato soprattutto? Quasi per caso, come si suol come dire, ci siamo incontrati in conservatorio grazie a un docente comune. Sì, perché sto studiando, scusami, una parentesi anch'io, sono ancora studiando. Ancora a Torino, studiando, siamo ancora studentelle. Ok. E abbiamo iniziato dalle prime cose, un brano di musica da camera di Franz Liszt, è stato il nostro esordio. Cavallo di battaglia. Ed è rimasto, devo dire, nel nostro repertorio i sonetti del Petrarca, se qualcuno vuole ascoltare, sono bellissimi. E poi siamo andati avanti, lei mi ha proposto molti brani di lirica e quindi io mi sono trasformato da pianista solista, che comunque continuo a fare, a pianista accompagnatore. Ho scoperto questa mia, diciamo, vocazione e soprattutto questa mia passione, perché mi piace veramente tanto accompagnare, suonare con gli altri. È fondamentale come ruolo. È una come skill, ruolo, come dicevi prima. No, assolutamente, a livello proprio di vita è importantissimo. Da costruire. Di sicuro è un'interazione che
da entrambi i lati, nel senso che tu magari apprendi cose da me, chiaro, che non sono magari propriamente nel tuo linguaggio, io viceversa anche. Beh, impari anche come si sta a stare con un'altra persona che fa qualcosa di diverso, certo. Seguire esatto, un pochettino sì. I suoi tempi, ascoltare, i suoi ritmi, ascoltare, che è fondamentale magari, quando fai musica. Esatto, prima magari suonavo la mia parte e ascoltavo solo me stesso, invece suonando con gli altri impari che è importante ascoltare gli altri, così poi anche quando ti trovi magari a suonare in orchestra, in altri contesti, hai già quel tipo di... O nella di... vita, direi, comunque, che è, vita, che è ancora se... più importante. Sì, sì. Importante. Mi avete detto che comunque voi fate eventi più che altro zona Torino, giusto? Adesso sì, diciamo sì. Questo è quanto, questo è quello che abbiamo iniziato a fare, anche perché non è tantissimo, giusto? No, la nostra collaborazione due attiva anni sono due anni. Beh, poi col, siamo proprio all'inizio, COVID, poi col COVID non è facile andare anche a esibirsi e trovare gli spazi giusti. Esatto, però abbiamo fatto già delle cose di rilievo, devo dire. Tipo? Tipo tre concerti alla Reggia di Venaria, Torino, insomma, che... Sì, posto sì. È notevole, esatto. È stato molto bello, tanto pubblico, hanno apprezzato, quindi direi che come un'acustica inizio... Un'acustica anche particolare, eravamo nel salone di Diana, quello galleria Diana, famosa. Una eco pazzesca, quindi... Anche lì bisogna stare attenti, bilanciare. Ascoltarsi, assolutamente. Tanto. Anche la Maratona Mozartiana. Sì, al Teatro Baretti, a Torino. È recente questa. Ogni anno Torino propone questi eventi sulla figura di Mozart. Che bello! Sì, un'intera giornata giorno-notte dedicata a due Mozart. Giorni, due giorni? Così. Due giorni. Mm-hmm. Tutto Mozart. Ma quindi è comunque un genere musicale che ha parecchio riscontro? O trovate magari un pochettino tanto di nicchia? Ok, questa è una domanda spinosa. Devo dire in tutta sincerità che purtroppo negli ultimi anni la musica classica è rimasta, diciamo, una prerogativa delle generazioni più anziane o mature. Più over. Molti giovani si stanno avvicinando, per fortuna. Ricordo che al liceo i nostri professori ogni anno ci portavano a vedere un'opera al Teatro Regio di Torino. Okay. E molti miei compagni si sono appassionati, tant'è che ho visto delle foto su Instagram proprio l'altro ieri di una mia compagna del liceo che è andata a vedere... Non so se Traviato o qualcosa un'opera. Vabbè, comunque la musica classica in realtà è in tantissime cose che facciamo. Basti pensare a tutte le colonne sonore, le pubblicità. Certo. Comunque ci sono anche molti brani, diciamo un po' di musica un po' più moderna, che utilizzano delle basi più classiche. Certo. Viene fuori una roba veramente molto molto bella. Quindi insomma è molto facile poi andare ad ascoltare qualcosina. Ma invece nel futuro c'è qualche evento in programma, anche a livello magari personale? Nel futuro, parli tu, parlo io, vai. Vado io, allora, ma sì, nel futuro a livello personale sicuramente ho già delle date, non in Torino in realtà, ma una all'estero, che è Copenaghen, vabbè insomma, dietro l'angolo, dietro l'angolo, esatto, e alcune in Liguria, sarà più verso l'estate, anche perché ahimè c'è un altro argomento spinoso che sono gli esami nel passaggio in queste date, però va bene, sì, sono comunque tutti eventi con orchestra, coro, lirici, dove ovviamente farò il mio repertorio classico, tranquillo, menzionando qualche opera, Traviata, Bellini. Tuo cavallo di battaglia? Più di uno, però diciamo se dovessi sceglierne uno, tu lo sai qual è, Castadiva. Dalla norma di Bellini, quindi tu Bellini, quello lo sai, sai qual è. Vabbè, allora magari veniamo ad ascoltarti, così ce lo fai sentire. Mentre volentieri. I tuoi progetti, Marco? Allora, io sto anche studiando ingegneria meccanica al Politecnico, quindi in questi anni mi sto molto concentrando anche su quell'aspetto. E ovviamente suono perché ci vuole comunque uno stacco mentale, no? Per insomma dedicarsi a qualcosa che piace veramente, e ho in programma qualche data in Torino per maggio, e poi se tutto va in porto il prossimo anno io e lei dovremmo esibirci nuovamente in Torino in una location ancora da definirsi, in data da definirsi, però stiamo... Beh, tutto in divenire, però poi... Esatto, man mano noi studiamo i brani, mettiamo sul repertorio e poi lo proponiamo in giro. Anche perché è magari complicato e difficile da comprendere per chi forse non è dell'ambiente, però cioè, può capitare che oggi tu mi fai questa domanda e dire io ho tre eventi X nel dato periodo,
magari tra una settimana ne escono altri 5. Vabbè, è abbastanza elastico. Beh, però per ora ci disegniamo ora, così sì, e siamo diciamo preparati. Vi chiedo molto volentieri i contatti, così vi seguiamo e rimaniamo aggiornati su tutto. Certo. Abbiamo due canali YouTube molto piccoli obiettivamente, che hanno i nostri nomi, quindi Marco Tempesti, Elisabetta Isola, e poi i rispettivi profili Instagram, dove ogni tanto anche carichiamo qualche spezzone da un minuto di nostre esibizioni. Quindi io sono Marco Storms 01, forse è comparso anche in grafica. Io su Instagram sono Isola Elisabetta, ho anche Facebook, Elisabetta Isola, chiaramente. Perfetto. Il canale YouTube, come hai già detto tu. Questi sono vi i nostri troviamo contatti. Senza problemi. Esatto. Vi faccio un enorme in bocca al lupo. Complimenti per questa bellissima realtà. È stato un piacere parlare con voi. Grazie mille. Grazie Veronica. A te, grazie. Grazie a voi. Amici di Storytime, anche questa intervista è finita. Rimanete connessi per altre storie. Storytime, Evoluzione Radio.